Bentrovati alle Note di Ghiaccio, un modo in più alternativo per prepararsi ad un viaggio e conoscerne le curiosità. Gli aneddoti. Un modo in più per avvicinarsi ad alcune realtà che abbiamo visitato e abbiamo avuto modo di apprezzare. Qui parliamo di Australia, anzi torniamo a parlare di Australia. Infatti il primo video era dedicato alla preparazione del viaggio. Questo invece racconta gli aneddoti, le nostre impressioni. E forse non tutti sanno che l'Australia prende il nome dall'emisfero australe e non viceversa. Ebbene sì, perché questo continente australe in passato era così chiamato perché derivava da una parola greca australis, che significa severo, rigido, forse dal vento che soffiava da sud. E in passato pensavano che a sud di questo globo esistesse una massa terrestre che doveva in qualche modo bilanciare i continenti dell'emisfero settentrionale. Allora partirono le prime spedizioni alla ricerca di questa terra australis sconosciuta. Queste spedizioni confutarono questa tesi, non esisteva un ammasso continentale, ma pian piano iniziarono a scoprire quello che venne definita la Terra Australis, quindi l'Australia, e alla fine scoprirono che era un'isola e non una massa terrestre enorme. Però in realtà non erano andati troppo lontani, perché successivamente venne scoperta l'Antartide e quindi c'era un altro continente a sud, e forse la somma di tutti questi continenti era quello che loro pensavano essere la Terra Australis, e quindi effettivamente bilanciava un po' la massa terrestre superiore. Vabbè, questo è un aneddoto un po' così per iniziare questo racconto. Beh, il nostro viaggio è durato circa 4 settimane ed ha coperto tutti gli stati e territori del continente australiano. Ebbene, perché l'Australia in realtà è una federazione di stati, ce ne sono 6, più alcuni territori. Ebbene, noi quello che abbiamo visto è ciò che c'era sopra il continente australiano, quindi qualcosa l'abbiamo dovuto tralasciare. Per esempio, ci è dispiaciuto molto, ma la Tasmania, che è un'isola ed è uno stato australiano, non l'abbiamo visitato. E visitando questi stati, questi territori, la cosa sorprendente subito che ci ha colpito è proprio la grande diversità, dettata dall'immensità di questo continente, da questi spazi molto, molto estesi, queste lande desolate che si notano soprattutto in aereo. Questo anche garantisce la presenza di diversi ecosistemi, ma proprio perché sono distanti e quindi a latitudini diverse, si passa appunto da ecosistemi più simili ai nostri, che si trovano nel sud dell'Australia, a nord dell'Australia, in cui c'è un clima tropicale, passa al tropico e quindi ci sono solo 2 stagioni, c'è la stagione secca, quindi arida, oppure c'è la stagione umida, che è quella delle piogge, dove si innalzano i corsi d'acqua e si allaga praticamente tutto. E qui infatti si parla di terre paludose, wetlands. Poi si passa ai territori del centro, desertici, proprio c'è il deserto lì al centro. E quindi c'è una grande vastità, e grandi ecosistemi e particolarità diverse. E come diverse sono salvaguardati? Grazie a chi sono stati protetti nel tempo? Dalle popolazioni aborigene. Questo perché la loro vita si basa su una religione e filosofia del rapporto tra uomo-natura, quindi prelevare dalla natura solo lo stretto indispensabile, perché meno prelevi, meno devi ritornare alla natura stessa, e anche il rapporto di rispetto tra gli uomini e gli esseri viventi. Una particolarità sempre delle popolazioni australiane che abbiamo vissuto quando ci siamo recati ad Uluru è che non apprezzano essere guardati negli occhi, perché lo interpretano come un atteggiamento di sfida che veniva utilizzato tra le popolazioni combattenti, no? Tra di loro. E un altro aspetto è anche non sorridere troppo, perché è un atto per loro intimo. Tuttavia, grazie a loro, si sono mantenute anche nel tempo, e si sono anche scoperte, delle specie vegetali appartenenti a milioni e alcune miliardi di anni fa. Pensiamo alla xantorea, alcuni tipi di felci, nonché a un cristallo di zircone che fa parte della crosta terrestre e risale a miliardi di anni fa. Quindi l'Australia può essere considerato, diciamo, una sorta di mappa dell'evoluzione, della nascita dell'intero pianeta, perché è proprio vergine quasi. Ma al di là dell'aspetto vegetale è sorprendente anche l'aspetto animale, perché l'Australia ha degli animali
autoctoni che ci sono solo in Australia. Pensiamo ai marsupiali, il canguro è il primo che viene in mente. Qui abbiamo, infatti, siamo accompagnati da degli amici che ci circondano in questa disanima. Ebbene, noi abbiamo visto tutti questi animali, forse tranne uno, l'ornitorinco, perché è talmente rinco che non si fa vedere, insomma, non è così facile vederlo. Invece i canguri ne abbiamo visti a bizzeffe, ovunque. L'Australia è chiamata la terra dei canguri perché ce ne sono dappertutto, in ogni latitudine. I koala, sulle piante di eucalipto, e poi nei territori settentrionali, nel territorio del nord, dove ci sono appunto questi grandi corsi d'acqua e c'è la stagione umida e secca, ci sono i coccodrilli. Attenzione ai coccodrilli, poi ci sono i coccodrilli d'acqua dolce, un pochino più amichevoli, belli. E poi ci sono gli acqua salata, che quelli lì non ti guardano più in faccia, anzi, sgagna. E quindi bisogna anche stare un po' attenti a questi animali, ma allo stesso tempo rispettarli. Bene, sì, perché per esempio i canguri, che ce ne sono in giro, tutti potrebbero essere un pericolo guidando, perché di notte potrebbero saltare sulla carreggiata e provocare degli incidenti. Certo anche che bisogna anche lasciarli un po' in pace, non stuzzicarli, perché potrebbero attaccare. Invece in altre aree in cui ci sono delle riserve, in cui i canguri sono un pochino più abituati al contatto umano, come alcuni anche parchi o alcune farm in cui vengono allevati, salvaguardati, è più facile avvicinarli, quindi magari anche dar da mangiare agli stessi canguri che ti mangiano sulla mano. A proposito di mangiare, alcuni di questi animali vengono anche mangiati, soprattutto il canguro, oltre che il coccodrillo. Ma perché? Perché viene tenuta sotto controllo la crescita demografica, perché altrimenti andrebbero a distruggere determinati territori, determinate aree. E quando ce ne troppi, creano danni, come l'uomo, no? Quando c'è troppa presenza di uomo, crea danni all'ambiente. E anche troppi animali magari provocano queste cose. I koala, per esempio, vengono un pochino regolarizzati, perché i koala purtroppo danneggiano le piante di eucalipto, perché mangiando le foglie li spogliano completamente, questi mangiano alberi muoiono. Mangiano un terzo della foglia, quindi addirittura ne consumano veramente tante e la pianta non riesce più a effettuare la fotosintesi. Quindi un metodo che l'uomo attua su questi animali è prenderli, mapparli, visitarli e spostare la colonia di koala su altri alberi, in modo tale che l'albero non è che muore tutto, cioè poi ha tempo anche di ristabilirsi. I canguri invece li mangiano, i koala non sono appetibili. Invece. Per vedere tutto ciò, indubbiamente in un viaggio in Australia bisogna mettere in conto di fare alcune gite, perché è bello, e l'abbiamo fatto anche noi, prendere in mano l'automobile e on the road visitare queste terre, ma ci si rende conto con l'automobile di quanto siano gli spazi infiniti e continuare a vedere lo stesso tipo di paesaggio, chilometro, centinaia di chilometri dopo chilometro. Questo l'abbiamo fatto per esempio a nord, nei parchi del nord, il Kakadu e il Nitmiluk in Litchfield. Invece alcune gite ti permettono di salire su un pullman ed essere portati da una parte all'altra, e questo potrebbe essere anche un limite di queste gite, perché è sì bello essere trasportati da un posto all'altro e quasi non avere la percezione del tempo e dei chilometri soprattutto, ma queste gite hanno spesso un ritmo abbastanza incalzante, quindi ti portano a vedere un posto, ti lasciano lì in questo posto per pochi minuti e quasi non si riesce ad avere la percezione di vivere propriamente quel luogo. Poi ti riprendono e ti portano in un altro posto. Non sono tutte così. Infatti le gite, alcune le abbiamo apprezzate molto perché ci hanno permesso di vedere tante cose nell'arco di una giornata, altre forse erano troppo cariche di cose, altre ancora erano dal nostro punto di vista troppo commerciali, e qui stiamo parlando di quelle del centro, di IS Rock. Ebbene, la stessa azienda, la stessa società che ha creato il villaggio di IS Rock, ha creato l'aeroporto, ha creato un villaggio di resort, di alberghi, ha in mano tutti i sistemi di trasporto, quindi gestisce praticamente tutto quanto. E ci sono questi pullman enormi che vanno a vedere e fanno delle gite base, quindi ti portano a vedere il giro intorno a Uluru, ti portano a Catatiuta, ti portano a vedere il centro visitatori, ma in un ritmo velocissimo, e non c'è neanche la... E quindi e trapela anche poca passione. Sì, proprio molto commerciale, con l'iPod, con la spiegazione in cuffia, non dicono una parola in più, eccetera. Se non fosse che avevamo del tempo in più e quindi siamo andati alla reception, abbiamo chiesto se c'erano altri modi, c'è
un sistema sempre gestito da loro, comunque un sistema di altri autobus che ti portano e ti lasciano giù in alcuni orari, noi abbiamo potuto usufruire di questo altro sistema per conto nostro, farci portare nuovamente ad Uluru e lì visitare in un paio di ore, ma di pura tranquillità, sì, gestendolo come volevamo noi, il sito. E grazie a questo abbiamo potuto vedere ed apprezzare, perché se non fosse stato per quello, noi a IS Rock praticamente non l'avremmo quasi neanche visto e ci sarebbe molto dispiaciuto, perché è molto importante per l'Australia. Quindi questa è un'accesa critica nei confronti di questo modo di fare le gite. Ci vorrebbe più passione e sì, lasciare più tempo alle persone di interiorizzare alcuni posti. Ma ripetiamo, la maggior parte delle gite sono state ben organizzate. Assolutamente. Molto belle. Una delle più belle è stata quella Kangaroo Island, che è, diciamo, un'isola fantastica, perché è un concentrato del wildlife australiano, ci sono tanti animali. Lì l'abbiamo fatta con un pochino più di attenzione, con un gruppo più ristretto di persone, un ranger che ci ha portato in giro, parlava la lingua italiana in questo caso, e ci ha raccontato, soffermandoci più tempo, alcune storie, alcune tradizioni. E durante queste gite abbiamo incontrato tante persone, tante coppie, soprattutto in viaggio di nozze, come noi. Quello del resto. Eh sì, con le quali ci siamo scambiati opinioni, si sono creati nuovi legami per anche potenziali nuovi viaggi, nuove avventure. Eh sì, quindi infatti noi già subito abbiamo percepito da loro, alcune ci hanno confrontati su cos'era questo viaggio per loro, per noi, per tutti quanti. Abbiamo incontrato l'andata Carlo e Giulia. Sì, e abbiamo incontrato su Kangaroo Island. E magari proprio loro vogliono raccontarci in questo video le loro impressioni. Le ascoltiamo. Ce l'abbiamo qua, eh? Ciao Fabrizio, ciao Silvia. Ciao ragazzi. Ci avete chiesto il nostro parere sulla nostra esperienza in Australia, condivisa parzialmente anche con voi, visto che ci siamo incontrati sull'aereo di andata e ci avete salvato dalla prima scena in quell'inglese incomprensibile. Già. E vabbè, siamo già nostalgici di questa esperienza che per noi è durata 35 giorni, dove abbiamo visto, insomma, posti mozzafiato, soprattutto dal punto di vista naturalistico, la cosa, insomma, che ci ha colpito di più. E ovviamente anche, insomma, come collezione di animali visti, notevole. Anche pericolosi, e quindi niente, siamo felici di averla fatta, nostalgici del, sì, tempo che sembra passato, che siamo nella fase mal d'Australia, esatto, e niente, ci proponevamo sempre, siamo proposti da quando siamo tornati, di vedere la parte inesplorata. E quindi, ma lo facciamo quando ci risposiamo. Casomai si rifissa, vi si aspetta e faremo la parte mancante. Un bacione, ragazzi. Ciao ragazzi, un bacio. Aspettiamo questo montaggio di video con ansia. Dai. Ciao a tutti. Siamo finalmente riusciti a realizzare il nostro sogno, visitare uno dei posti più incontaminati al mondo, l'Australia. Condivisibile, La gioia di vedere l'Australia rimane, questa cosa nel cuore rimane. Quindi li salutiamo caramente, ci auguriamo di vederli presto in altre occasioni, esatto. Ma proseguiamo, questa è la design, lasciando infine una nostra personale top 10, che non è una classifica delle cose in ordine, ma sono 10 spunti, 10
luoghi o 10 cose assolutamente che consigliamo imperdibili, imperdibili o da fare, perché magari alcune sono esperienze da fare. Primo, città. Melbourne. Gita organizzata. Quella di Kangaroo Island. Sito archeologico aborigeno. Per i motivi detti prima, Uluru. Parco nazionale. Kakadu National Park. Animale. Il koala, simpaticissimo animaletto, però questa immagine tenera un po' viene dissolta quando si sente il suo verso. Vabbè. Ecosistema naturale. L'ecosistema naturale inteso appunto come zona naturalistica, sicuramente la foresta pluviale del Queensland. 7. Panorama naturale. Il panorama naturale è quello della costa dei naufragi lungo la Great Ocean Road. 8. Mare. È il mare sicuramente più bello che abbiamo visto, è quello della barriera corallina Green Island. 9. Cibo. Carne. In Australia si mangia carne, tanta carne. Provate magari a mangiare quella di canguro. Ultimo, last but not least, l'ambiente, il luogo più tipico australiano. Sicuramente quello che rimane nel cuore pensando all'Australia è l'Outback, questi territori di terra rossa che sono davvero davvero particolari. Ecco, io concluderei qui, ma con una piccola pillola, dicendo che in Australia sicuramente si vede tantissimo, si vede natura, si vedono animali, territori e zone. Forse quello che si trova meno sono le città, perché in realtà le città, abbiamo detto, quella che ci è piaciuta di più è Melbourne, ma in realtà le due città principali sono Melbourne e Sydney, le altre a decrescere, insomma, fino a quelle più piccole sono un pochino quelle del nord, sono dei paesini paragonati ai nostri. Però ripeto, in Australia si va per altro, si va per tutto in Australia. E quindi vi invitiamo a proseguire questo tour, questa visita in Australia con il nostro documentario che abbiamo realizzato. Ebbene sì, perché siamo pronti per mostrarvi le bellezze dell'Australia. E già da settimana prossima sarà online la prima anteprima, diciamo, di questo viaggio, a cui seguiranno, correte, le due puntate a settimana, tutti i racconti delle nostre avventure in Australia. Un documentario davvero bellissimo, imperdibile, che vi racconterà proprio tutto, ma proprio tutto, e quando dico tutto è tutto, dell'Australia, questa terra magnifica. Siete pronti per partire? A settimana prossima! Ciao! E alla prossima avventura, State con noi, seguiteci, interagite con noi. Ciao ciao!